sogniamo a ritrovare il nostro filo, la nostra sonda. Più che altro mi sa che si è bloccata da qualche parte. Niente, vado a rinfilarla e ingarbugliato. Allora, il filo in pratica io ho rinfilato la sonda su quell'altro tubo dove deve andare a finire, andrà a finire su un'altra scatola e poi un'altra scatola ancora fino ad arrivare proprio al citofono. Allora, vi spiego perché al videocitofono. Perché in pratica, siccome mi si è rotto il videocitofono, ho ordinato un nuovo videocitofono, però che funziona in modo IP, cioè che significa che lo puoi che si collega con il cavo di rete e soprattutto c'ha un'app apposta dedicata, però va tutto in rete, quindi va anche su internet. Io posso interagire, posso anche vedere dal mio cellulare chi sta suonando alla porta di casa mia, al cancello e tutto quanto. Dopo comunque vi farò vedere tutto il resto in altri video, perché quando mi arriverà soltanto un pezzo, dovrò fare prima i test e poi cablare tutto l'impianto. Quindi adesso noi andiamo a... vi faccio vedere come si attacca il filo sulla sonda e vi faccio vedere come si tira il filo anche se siete da soli. Capito? Perché il filo si può tirare anche da soli, ci dovete stare molto attenti, però piano piano si fa. Allora, adesso vi faccio vedere come si collega il cavo Ethernet sulla coppola della sonda. In pratica, come potete vedere qui, la sonda ha come un involucro, una specie di arco. Voi attaccate qui la sonda. Si mette bene, si mette il nastro e poi si tira. Quindi noi andiamo a spellare un po' il cavo, così vi faccio vedere. Oh, dopo dipende pure dal tipo di passaggio, perché io sto facendo un po' così alla buona. Perché so che i tubi sono larghi e quindi ci passa tranquillamente, ma se non ci passa bene il filo o vedete che è stretta proprio la canalina, io vi consiglio di tagliarne 2-3 e quindi il cavo diventa un po' leggermente più fino, ma non vi dico il cavo, soprattutto la parte della toppa qui vi farà un po' una toppa. Dopo, quando andate a tirare, si può bloccare, però in questo caso, avendo i tubi più liberi, posso tranquillamente fare così. E poi, se non vi passa, usate lo scorricavo, mi raccomando. Allora, ecco qua, questa è come dovrebbe essere un giunto perfetto. Vi ho fatto vedere che in pratica ho messo i filetti, ho spellato il cavo,
Ho messo i filetti, quelli interni, lì dentro al cappio della sonda, poi li ho avvolti per bene e alla fine ho messo il nastro. Vi spiego una cosa, il nastro in pratica va messo in una maniera molto corretta, cioè che significa per dare più, stringerlo di più in pratica, noi mettiamo il nastro così, così nella parte. Vi faccio vedere nella parte dietro, così noi possiamo andare a tirare bene il nastro e possiamo avvolgerlo perfettamente. Poi gli diamo una botta, vedete, il nastro è venuto perfetto. Quindi adesso possiamo andare a tirare il cavo in maniera tranquilla. È molto difficile che il cavo si spezza o si cosa. Se si spezza è perché le canaline in pratica possono essere intasate o ci sta qualche intoppo o durante la ristrutturazione, per esempio, può essere caduto qualche calcinaccio dentro la canalina e è andata a otturare il tubo. Noi adesso andiamo a tirarlo e continuiamo. Allora, adesso che abbiamo preparato il filo per poterlo tirare, noi abbiamo qui la sonda, quindi andiamo a tirarla tranquillamente. Oh, mi raccomando, state attenti al filo. Il filo in pratica non si deve intrecciare, quindi se avete un'altra persona che vi può aiutare, fate rimanere la persona da quell'altra parte, così vi vede se il cavo si intreccia o si blocca. È anche più facile e fate anche molto prima. Se non siete da soli e non riuscite, cercate di mettere il cavo in maniera corretta e più libera possibile, così in pratica il cavo viene quasi da solo. Vedete, io adesso sto vedendo, ho lì la matassa, l'ho messa un po' bene, però già me ne sono tirato abbastanza perché da qui a là è un po' di metri. E adesso lo sfilo un po' il cavo, quello che ho sulla matassa, e me ne tiro altro fino a quando non mi serve. Quindi adesso andiamo a tirare e continuiamo.
scatola. La sonda è arrivata perché fa il rumore. Adesso la andiamo ad aprire e finiamo di passare il cavo. Lo tiriamo. Perfetto. Allora, come vedete io ho il mio aiutante, Coco seduta. Brava, brava seduta. Allora, come vedete io ho il mio aiutante qui in capo e lui mi ha aiutato a passare il filo. E, no, scherzo, il filo è arrivato. Adesso io qui, questo non lo levo perché ancora mi serve, funziona sì e no. E lo lascerò avvolto qui, poi quando potrò collegare il videocitofono farò tutti i collegamenti e passerò fino il filo fino a qui. Adesso io me ne tiro un altro po' per sicurezza. Ok, perfetto, il filo è giusto. Io vi consiglio sempre di lasciarne un po' di più di quello che vi serve, perché che può succedere? Casomai dovete allungarlo, casomai dovete fare un collegamento particolare o qualcos'altro, avete una ricchezza in più e questa ricchezza vi aiuta a fare un lavoro ancora migliore. Soprattutto quando si deve passare i cavi di rete, perché non si sa mai, capace di passare prima qui poi passa di qua, è sempre un po' complicato. Quindi noi stiamo attenti a fare queste cose. Io ti aspetto per i prossimi video, faremo anche il collaudo della nuova rete wifi che internet che stiamo facendo qui a casa. E ti aspetto ai prossimi video, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un like e un commento, io se volete altri consigli su questo genere ve li darò, e spero di essere stato chiaro nel passaggio del cavo, vi lascio anche il link in descrizione della sonda e di quale comprarla, secondo me ci sono sonde migliori, sonde anche molto meglio, però questa è una valida soluzione, non costa neanche tanto ed è molto resistente, fate conto che io la uso molto questo tipo di sonde e non mi hanno mai dato problemi, ci sono altri tipi ma funzionano benissimo. Se avete un impianto un po' vecchiotto ci sono anche delle sonde che funzionano in modo diverso, hanno una specie di filamento che vi aiutano a infilarlo dentro al cavo, ma secondo me la cosa migliore con queste sonde, potete usare lo scorricavo che vi ho fatto vedere prima, e questo scorricavo vi aiuta tantissimo al passaggio del cavo. Io, come avete visto, ho avuto un po' di problema al passaggio del cavo e in questo momento ci ho messo un po' di liquido e il cavo è andato che è una favola. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando lascia un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!